Benvenuti a tutti a questa puntata speciale di Solo chi c'ha fede. La nostra Mimì Sara Benda alla mia sinistra, i nostri fast food freestyler, li avete appena visti, meravigliosi. Puntata speciale perché abbiamo pensato di farvi un regalo, periodo natalizio e periodo di fine dell'anno. Iniziamo con C'è fede fede perché vogliamo farvi scoprire che cosa hanno raccontato di loro i nostri campioni nel 2018. Se avessimo avuto Djokovic seduto su questa poltrona, che cosa ci avrebbe raccontato se gli avessimo chiesto della fede in se stesso? Sicuramente della grande vittoria di quest'anno a un grande slam. Nessuno ci credeva perché la sua determinazione ha vinto su tutti. Crederci sempre, ha detto lui. Perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, perché c'è fede, fede, fede. La fede nella famiglia, Alessio. Tu arrivi da una famiglia semplice, sei una persona che quando era piccola si dava anche da fare con piccoli lavoretti, hai iniziato a giocare all'oratorio e sono cose che noi ci gustiamo. Raccontacelo. Beh, ho avuto un'infanzia, non dico difficile, però comunque la mia famiglia non stava sicuramente bene. La mia famiglia aveva i debiti, lavoravano giorno e notte, soprattutto mio padre. A 13, 14, 15 anni, quando gli altri andavano in vacanza, no, aspettavano l'estate, io andavo a dare una mano a mio padre, ma con grande soddisfazione. E questo penso che mi abbia aiutato anche nel capire i veri sacrifici. No? Non è stato facile, però devo dire che dopo con l'aiuto di tutti, poi mio padre ha avuto la fortuna, poi io diventando giocatore, cominciando a guadagnare dei soldi, ho dato una mano alla famiglia e quindi si è uscita da questa situazione. Però è stata un'infanzia, non dico difficilissima, però comunque impegnativa, dove io avevo sempre il pallone nei piedi. Quello sì, io e i miei fratelli sempre avevano il pallone nei piedi, però davo anche una mano alla mia famiglia a cercare di uscire da una situazione complicata. Passiamo a quella che è la tua fede nei figli. Nei figli? Beh, tu hai oggi figli, io ho due figli. Quindi sei stato figlio, sei figlio e hai due figli e sei diventato genitore. Come è cambiato questo percorso? È molto, molto difficile oggi. Eccoli, qui ci stiamo recando dai nonni. Come si chiamano? Samuele e Nicole. Ci stiamo recando dai nonni, siamo in aereo perché io adesso sono un papà separato. Ed oggi, insomma, fare il papà è molto, molto difficile perché questi ragazzi oggi hanno tutto, quindi spiegare loro che certe robe bisogna guadagnarsele come ha fatto il papà non è semplice, quindi è un lavoro. Poi, maggior ragione, quando sei separato e hai poco tempo anche per stare... Io mi sto godendo di più i miei figli adesso che sono separato che prima, quando giocavo, perché arrivavo dovevo subito rifare le valigie per ripartire, certo, in un'altra trasferta, ho girato tutto il mondo e gli unici, insomma, momenti che avevo per stare con loro erano nelle pause estive che duravano massimo 15 giorni. Insomma, io i miei bimbi li vedo 9 giorni al mese, mi sembra un pochino poco per un papà, quindi deve fare forse il lavoro triplo rispetto a quello di far rendere questo tempo devo al massimo. Devo farlo rendersi, lo devo, brava, sfruttare al massimo. Quindi. Senti, qualcuno dei tuoi figli ha sogni sportivi? Sì, entrambi. Samuele fa basket e cioè anche loro un'altezza importante. 1,95. 1,95 a 16 anni. Ups. La bimba ha 10 anni e fa pallavolo, quindi almeno un'altra pallavolista in famiglia ci voleva. Complimenti, Luigi. Grazie, grazie. Riccardo, la fede nei tuoi sogni, ovvero quando eri bambino, volevi fare ardentemente il calciatore o avresti sognato una carriera diversa? Com'è andata? Allora, quando ero bambino stavo... Sognavi già questa immagine? No, questa no, non avevo la presunzione di pensare a una cosa del genere, anche perché io penso che sono nato con una predisposizione al calcio, ma poi ho dovuto lavorare moltissimo per poter poi arrivare a certi livelli. Ero molto determinato, questo sì, determinato per arrivare all'obiettivo. Quando poi
sono arrivato all'Inter, avevo 12 anni. 12 anni? Sì, avevo 12 anni e sono arrivato a Milano. Devo dire che da lì in poi non ho lasciato niente al caso. Quando si suol dire, quando tu sei perseverante, diligente, disposto a rischiare qualcosa, determinato, alla fine magari non arrivi all'obiettivo massimo, ma ci arrivi vicino sicuramente. Grazie. E avete visto quante belle storie di vita hanno raccontato i nostri campioni del mondo. Ma questo 2018 è stato importante anche perché abbiamo imparato tanto sul respiro e la gestione del respiro con il nostro campione del mondo di apnea, Mike Maric. Eccolo qua! Ciao Mike! Ciao, ciao Fede, ciao. Siamo tu ed io questa sera. Stasera rimaniamo noi senza respiro. In realtà ti ho preparato una sorpresa. Ah. Ho voluto fare un potpourri delle nostre apnee dei nostri campioni. Di tutto il meglio del 2018. E allora ce lo guardiamo insieme, senza respiro. Okay. Allora, sei pronto? Espira profondamente e poi al mio via partiamo. 3, 2, 1, let's go! Andiamo, forza, forza Marco, porta, 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 tirare, 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 mi raccomando, dai che ci sei, molto bravo, molto bravo, molto bravo, molto bravo. E... Ah! Rosso. Ti abbiamo tolto il fiato, vedi? 3, 2, 1, via! Vai, 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 vai. Andata. Sei stata abbastanza brava. Prima perché le hai spostate tutte e tre da sportiva. Ma e anche, hai fatto 4 anche secondi. Velocemente, ho visto tre palline sparate. Vai. 3, 2, 1, fuori l'aria, fuori, fuori, fuori tutto quello che puoi e parti, via. Vogliamo anche il tifo qua, Cursore al centro, vieni un po' più in su. Vai, vai, vai. Bravissimo. Vai, vai, vai. Porta, vai. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Continua, continua, continua. Arrivato in alto. Bravissimo, 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 bravissimo. Wow! Sei rimasto senza respiro? Io ti complico il tutto, sì, prendendoti anche il tempo. No, mi fa piacere, molto... ti ringrazio. Ma ti tra compaesani se non ci diamo una mano. Abbiamo tanti punti in comune adesso, se non li avevamo. È amico, vabbè, amico, vero è amico, amico? È un vero amico. Allora, butta fuori tutta l'aria che puoi, butta, butta fuori, fuori, espira, 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 espira ancora di più. 3, 2, 1 e vai di ispirazione. Ragazzi, via col tifo. Sulle palline, su, 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 su. No, è stato bravissimo. No, devo dire, no, è andata meglio rispetto a quello che pensavo. No, 7 secondi. È andata davvero bene, stato... perché questo è complicatissimo. Abbiamo messo in grave difficoltà più di qualcuno. Sì. Bravo. Sei stato bravissimo, sì, bravissimo. Sì. 7 secondi. 3, 2, 1 e via. Parti. Allora, vogliamo anche il tifo, ragazzi. Dai, dai Ivana, vai, 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 vai. Controlla bene, utilizza la testa, cosa che sai fare. Stai andando alla grande, stai andando alla grande, vai, 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 ancora, vai, ancora, 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 vai, ancora, 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 ancora. Bravissima, 16 secondi. Brava! Bravissima! Ivana, bravissima! 3, 2, 1, via! Partito, vai, il, vai, tempo, Marco, partito, vai, il tempo, vai, mi raccomando, tieni, concentrati, concentrati bene sul respiro, parte bassa. Puoi pian piano svuotare la parte alta, tenere, tenere, tenere. Poi, al limite puoi chiudere con un colpo, bravi, di testa. Ragazzi. Dai, 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 dai. Un po' di tifo, dai, che dai, ci sta. Dai, dai, Marco, dai, dai, Marco, dai, 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 dai. Ok, bravissimo. Quanto? Ragazzi. 20 secondi. 20 secondi. Pronti col tifo? Bel fiatone. 3, 2, 1. Via. Parte il tempo. Palline in sospensione, saper dosare molto bene, tenere, 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 mi aspetto un bel risultato, vai, bravo, vai. Sei a 10 secondi, molto bene, bravo, bravo, continua così, ragazzi, mi ha di piatto, bravo, 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 bravo. E via. Inspira, 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 mettiti bene dritto, aperto, 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 così con i polmoni. E stop! Non semplice. E sei stato bravo. Non è semplice. Non è semplice. No, invito tutti a farlo e a provarlo perché effettivamente pensavo fosse più semplice.
Che bel regalo che ci hai portato, visto? Mike, ci siamo divertiti davvero moltissimo. E per di più sono giochi scientifici, quindi utili a migliorare la propria respirazione. Ma per migliorare ancora di più la gestione del vostro respiro, io mi sento di consigliare un regalo natalizio, come il tuo libro, Mike. Grazie mille. Cosa diciamo ai nostri telespettatori? Diciamo che è un libro scritto col cuore, un libro di scienza e soprattutto facciamo un regalo a persone che hanno più bisogno di noi, perché il ricavato viene devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi sulla ricerca oncologica. Grazie Mike, noi con Senza Respiro ci vediamo nel 2019, però poi ti mettiamo alla prova quest'oggi. Sono a pronto, dopo. A dopo. Ciao Mike. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo scoperto molti lati dei nostri campioni del mondo e dei nostri atleti tramite lo spazio Fotoricordo, dove hanno portato il meglio delle loro vite per emozionarci. Ma se avessimo avuto Pelé qui questa sera, ci avrebbe mostrato sicuramente una foto, quella del primo pallone con cui giocò da ragazzino. Pensate come erano le condizioni di gioco una volta e soprattutto pensate con il brutto tempo come facevano a giocare. Eppure sono diventati davvero dei campioni indelebili nella storia e nel tempo. Prima foto. Oh, una grande Inter. Beh, qui diciamo che è stata l'espressione massima della mia carriera per quanto riguarda la squadra di club e quindi l'Inter. È stata un'annata strepitosa, abbiamo iniziato a vincere in maniera ripetuta sin dall'inizio, ma più che altro eravamo convinti di poter raggiungere un obiettivo all'inizio quasi impensabile, perché ci confrontavamo contro delle squadre sicuramente ben attrezzate. Abbiamo delle antagoniste di assoluto valore, non solo nazionale ma anche internazionale, e qui mi riferisco al Milan, che era il Milan di Sacchi, il Milan che vinceva ovunque. Quindi quell'anno per noi era importante essere protagonisti in campionato e soprattutto cogliere un risultato che, come ho detto prima, era inimmaginabile. Correva l'anno? 1988-89, tu eri una bambina ancora. Prossima foto. Ed eccoti qua, trascinato da un Christian Vieri. Raccontaci un attimo, anno, luogo. Sì, questa è la partita Juve-Roma, e l'anno è il 97, primo anno di Juventus, siamo arrivati insieme io, Vieri, Montero e Giuliano, i giovani diciamo. Ed è stato bello perché ci siamo trovati in questo... La Juventus l'anno prima aveva vinto la Champions League e noi eravamo i giovani, un gruppo fantastico, ci siamo divertiti, ci siamo emozionati. Due scudetti nelle prime due stagioni? Sì. È stato un arrivo... Sì, purtroppo poi due finali e anche due Champions perse, però un intercontinentale, insomma tanti bei ricordi. E soprattutto questo, che siamo arrivati insieme, un gruppo di giovani, e abbiamo condiviso subito le prime emozioni, perché arrivare a Juventus giovanissimi è qualcosa veramente che è un mondo a parte. Prossima immagine. Ah, eccoci qua. Ed eccoci qua. Sì. Parlavamo proprio di Magnini. Qua c'è una bellissima foto dove c'è anche Federica Pellegrini e sì. Magnini. Quello che sì. Era il tuo traguardo che hai anche superato. Allora, raccontaci sì. dei tuoi colleghi. Questa è una foto un po' retroscena, no? Di quello che vediamo nei personaggi, in realtà sono così. Siamo tre amici, abbiamo condiviso tantissime gare, adesso Filippo ormai ha smesso la sua carriera agonistica, ha dato tanto al nazionale e a me anche. Qui eravamo a Netanya, dove vinsi tra l'altro anche il titolo di 100 stile, che apparteneva anche a Filippo. Fecimo tantissimi podi in quella trasferta, quindi gli chiesi una foto, ricordo, tutti assieme, e questo è il risultato. È bellissima foto. Senti, quando hai visto Magnini sei riuscito a superarlo, poi questa cosa gliel'hai raccontata, lui che cosa ti ha detto? Lui non era proprio contento che l'avevo superato, però in realtà siamo amici, colleghi e lottavamo spalla a spalla ogni gara. È il bello dello sport. E la foto che volevo portare, purtroppo non sono riuscito a farvela avere, era di un bronzo che abbiamo raggiunto con il sangue, diciamo, proprio in questo senso, perché l'abbiamo voluto, l'abbiamo strappato un po' all'America. E siamo andati terzi in campionato mondiale, non era mai successo anche lì, e quindi l'ho condivisa con tre amici e tre colleghi. E
ce la siamo meritata, dai. Prossima foto. Beh, grande formazione. Beh, qua io in quel periodo lì ho vissuto che veramente... Che anno era? Questo era il 95, era settembre del 95. Noi dove eravate? Dove, eravamo a Udine. Però... La mia città. Ah, vedi? No, no, e mi ha portato bene perché mi ricordo che mi chiama il direttore Moggi e mi dice guarda che ti devo fare i complimenti perché sei stato convocato in nazionale. Però io facevo parte dell'Under 21, no, per l'età che avevo 19 anni. E invece dopo 10 minuti mi chiama Mister Sacchi e mi dice guarda che vieni in nazionale con me perché ti voglio provare tutto. Ma io pensavo uno scherzo perché avevo fatto 25 partite con la Juventus, ho vinto il campionato e l'anno dopo 5 partite della nuova ripresa del campionato mi ha subito richiamato. Per me è stata un'emozione forte quando ho capito, però devo dire che è stata una soddisfazione, un orgoglio personale importante che ancora oggi ai miei figli, alle persone che mi chiedono, questa è una foto che mi rimarrà anche lei nel cuore. Ultima immagine. Come la commentiamo? Qua voglio l'opinione di entrambe ovviamente, perché un risultato così importante, una così grande soddisfazione, l'abbiamo anticipato, questo è l'oro di quest'anno, a Sofia, ai mondiali. Raccontiamolo. Alessia, ti vediamo con un'espressione assolutamente fantastica, entusiasta e felice. Cosa provavi in quel momento? Beh, in quel momento, come ha detto Emanuela, è davvero il coronamento di un sogno e di un obiettivo. Io mi sono resa conto durante nella mia carriera che provo molte più emozioni sicuramente a salire su un podio piuttosto che quando ci sono delle delusioni, perché mi ricordo a Pesaro l'anno scorso, appena abbiamo saputo del quarto posto, tutte le ragazze si sono messe a piangere. E io, per contro, mi sono messa a piangere il giorno dopo quando abbiamo vinto la medaglia d'oro. Quindi riesce a dare la giusta importanza appunto a queste medaglie. Sicuramente i grandi campioni dello sport e della vita dedicano grandi energie alle loro attività e quest'anno con Egeria Energia abbiamo capito come dividono la gestione di queste energie tramite energia vitale. Questa sera, siccome ci mette sempre lui alla prova, vogliamo capire come gestisce le sue il nostro Mike Maric. Ciao Mike. Ciao Fede, ciao a tutti. Il gioco lo conosci ormai e quindi vogliamo capire da te, questo 100% di energie, tu ne hai tante, tante, come lo suddividi tra famiglia, lavoro, sport, svago e una voce libera così ci farai conoscere qualcosa in più di te. Cominciamo, famiglia. Famiglia sicuramente in questo momento della mia vita 30%. 30%? Sicuro, pieno. Pieno. Lavoro? Il lavoro... occupa una percentuale più alta, metterei 40%. E siamo a un 70%, ti avanza un 30% per sport, svago e voce libera. Sport? Sport in questo momento della mia vita è un po' calato, un po' tanto, metterei intorno al 10%. E arriviamo all'80%, ai 20% tra svago e voce libera. Svago? Svago 10%. Voce libera? Voce libera... Hai un 10% che non è poco. Voce libera è... mi piace scrivere. E lo sappiamo. E mi piace, quando posso, mi piace prendere il cane della mia compagna, Perla, che è un golden retriever, e andare in giro col cane. E... oppure anche... alcune volte anche chiudermi nel mio silenzio è una peculiarità, una mia piccola libertà. Grazie Mike, grazie. Noi ci rivediamo ovviamente nel 2019. Grazie a Mike Maric. Auguri a tutti. Preferite di Solo Chi C'ha Fede è il momento dedicato alla musica, ai brani che hanno emozionato i nostri atleti e di conseguenza anche noi. My Music con la nostra Mimì Sarà Band.
E pensate, io penso che Lewis Hamilton avrebbe gradito tantissimo questo spazio, perché lui rappa, scrive canzoni, suona addirittura al piano. E pensate un po', se fosse stato qua avrebbe sicuramente chiesto dei brani come quelli dei Rolling Stone o di Pavarotti. E i nostri atleti cosa hanno scelto? Sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita, che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia la vita, Venditti. Bellissima canzone. Bellissima, anche sì. In questa vorrei cantare un pezzo. Vai. Che rappresenta un po', rispecchia un po' anche la prossima la mia volta vita. Ti mettiamo con la band. Sì, l'avrei cantata volentieri anche insieme a loro. Quando dice: mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, mio padre e mia madre mi volevano dottore. Questo è un po' il discorso che mi ha fatto iniziale, che i miei mi volevano poliziotto, ma io alla fine ho fatto una scelta di vita che era quello che volevo in quel momento, quello che amavo di più. Grazie. Bravi. Can't get enough. Tanta roba. Beh, mi ricordo le prime pomiciate sul divano delle discoteche, quindi... Ah, sicuramente... divanetti delle discoteche? Sì, sì, ma la frequentavo una sola. Quindi è stata forse una delle poche volte che sono andato in discoteca, perché poi iniziando a fare calcio, allora poi non si usava molto andare in discoteca, a parte qualcuno che era un po' la voce fuori dal coro. E questa quindi mi ricorda un po' le emozioni, le prime fidanzatine, questi piccoli, diciamo, questi piccoli sentimenti che provavo nei confronti di un'altra persona. Ultimo brano. The thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. Endless, no survivor, stones to free in the night, and is watching us all with the eye of the tiger. The eye of the tiger. Bravi ragazzi! Eye of the Tiger. Qui entra in gioco Rocky. Questa è la modalità race, modalità gara, e Occhi della Tigre l'ascolto sempre con i miei auricolari prima di andare in gara. Per isolarmi, per caricarmi, è adatta. You better lose yourself in the music, the moment you own. You better never let it go. You only get one shot and now it's a change to blow. Opportunity comes one in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own. You better never let it go. You only get one shot and now it's a change to blow. Opportunity comes one in a lifetime. You
Questa spinge. Dai, spinge, spinge davvero. L'hanno fatta benissimo. Molto, poi. Molto. Lose bene. Yourself. Oggi fanno riscaldamento nel campo, ma prima, quando giocavamo noi, si faceva nelle palestre. Per non rovinare il campo, si faceva nelle palestre. Quindi, con le cuffie in testa, ci riscaldavamo, no? Chi aveva la voglia. E quindi io, questa canzone, Eminem, ma soprattutto questa canzone, la mettevo proprio prima del fisco d'inizio, addirittura. Quindi mi caricavo tantissimo. Grinta. E mi dava energia, mi dava forza. E questa rispecchiava il Tacchinardi. Prima delle partite, l'aggressività, e questo mi portava a aumentarla ancora di più. Che cosa c'è in mezzo tra il dire e il fare? Il mare, così hanno risposto quasi tutti i nostri atleti. Ma che cosa hanno combinato nel nostro spazio tra il dire e il fare, dove i protagonisti sono Brikhofer e Black & Decker? Vediamolo insieme. 3, 2, 1, vai Marco! Forza, 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 forza! Vai, 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 vai. Allora, Marco sta facendo buchi prima di tutto, quindi ognuno ha la sua tecnica. Brikhofer, ti porterai a casa questa bellissima valigetta se alla fine dell'edizione sarai primo nella nostra classifica. Dai, 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 che stai andando bene. Vai, Vana, spacca. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ho finito fuori. Ma ragazzi, grande! Mannaggia! Grande! Allora, vediamo allora. Un po'. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Top! Allora, diciamo che il fai da te ci dobbiamo ancora lavorare su, eh? Pensavo peggio. Beh, allora bene, io pensavo un po' meglio, di verità, però ascoltando tua moglie, è vero, se tre, tu guardi, viti sono qualità, messe bene. Tre viti di qualità. L'inquilino sotto di me aspetta ancora i danni che devo ancora pagare dall'anno scorso. E allora quindi confermiamo. Lasciamo perdere. Ed eccoci arrivati a questo finale di puntata che rappresenta anche l'ultima puntata di questo 2018 per Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Grazie a voi per essere stati con noi e averci seguito così numerosi. Noi ci rivediamo nel 2019 a febbraio. Seguite i nostri social così sarete sempre sempre aggiornati. Voglio ringraziarvi, ma voglio ringraziare anche tutto lo staff e il team di Solo Chi C'ha Fede. Grazie davvero. Un saluto anche alla Mimì Sara Band. Noi vi facciamo tantissimi auguri di buone feste. Passateli con la vostra famiglia e con tanto cuore e con tanta umanità. Buon 2019 a tutti e ci rivediamo veramente con tantissime sorprese. Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. A presto, ciao! Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede. Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede.